fossimo parte del mercato consumatori non faremmo bene il nostro mestiere. Chi opera nel mondo della distribuzione, io ho avuto anche delle esperienze lavorative con i distributori francesi che hanno una cultura del commercio e della distribuzione superiore alla nostra, si vede che nella missione, la vision, come scrivono, per consumatore è l'essenza principale. Noi viviamo per il consumatore, diamo il servizio al consumatore, dobbiamo darglielo, facendo il nostro meglio per dare la migliore qualità con il maggiore rapporto prezzo-qualità, e siamo premiati dal consumatore se siamo capaci di fare queste cose. Anche in questo senso, in un ambiente come quello italiano, dove la concorrenza è molto forte, e questo è un fatto evidentemente che è a vantaggio dei consumatori, noi operiamo evidentemente per cercare di prevalere un marchio sull'altro attraverso la politica delle promozioni, attraverso la politica dei prezzi e così via, e quindi indirettamente o direttamente offrendo al consumatore quello che ognuno delle nostre marche ritiene essere le migliori occasioni di acquisto per i consumatori stessi. Io faccio parte, io come Federdistribuzione, distribuzione, rappresentante quindi una parte importante della distribuzione moderna organizzata in Italia, faccio parte di una nicchia del tema liberalizzazione. Ricordo che un governo italiano a ottobre del 2011 ha scritto una lettera, non una letterina di Natale, una lettera all'Unione Europea in cui ha preso una serie di impegni. Poi non andiamo a dire, ma era Berlusconi, adesso Berlusconi va in galera, speriamo di no, per carità, non ha voluto del male a nessuno. E quindi, no, era il Presidente del Consiglio italiano che ha preso degli impegni con l'Europa e gli impegni dell'Europa toccavano molto forte il tema della concorrenza. Certamente c'erano voci ancora più importanti della concorrenza, del settore commerciale nell'ambito della concorrenza, sono quello che avete nominato voi, le banche, le assicurazioni auto, i servizi, l'energia, eccetera, eccetera, però c'era anche lo spicchio del commercio. Poi Berlusconi ha lasciato il campanello a Monti, e Monti è arrivato in una situazione indubbiamente estremamente complicata, e io gli faccio merito di aver cercato di fare del suo meglio, forse non siamo sufficientemente grati per quello che Monti, non alcuni ministri di Monti, Monti ha fatto in quel periodo. Però Monti è andato avanti sulla base delle promesse che esattamente degli impegni, e ringrazio, che il Presidente del Consiglio precedente aveva preso. E quindi è partita la legge Salva Italia. La legge Salva Italia è entrata in vigore dal 1 gennaio del 2012 ed è una legge che noi abbiamo accolto con piacere, nel senso che nel suo articolo 31 dice che gli operatori commerciali sono liberi di decidere cosa fare del loro negozio, quindi quando tenere chiuso e quando tenere aperto, come tenere chiuso e come tenere aperto, e quindi sostanzialmente di centrare di più l'attività del loro negozio a quella che è l'esigenza dei target di consumatori di riferimento. Un negozio di abiti da sposa femminile ha cominciato a tenere aperto il sabato e la domenica e ha chiuso il lunedì e il martedì. È un esempio, ma è un esempio per dire come si è potuto tarare sostanzialmente questa legge a quelle che erano le esigenze del negozio in funzione delle esigenze dei propri consumatori. E poi il secondo comma dell'articolo 31 ha detto anche maggiore libertà, maggiore semplificazione. Abbiamo detto tutti che per ottenere delle autorizzazioni in Italia ci vogliono mesi, anni e così via, ha detto cerchiamo di semplificare, cerchiamo di semplificare anche la possibilità di aprire, allargando il territorio italiano alle aperture, naturalmente sempre certificando o autocertificando con la SCIA quelli che sono tutti gli obblighi che si devono adempiere per un'apertura. Questo fatto ha portato a delle cose relativamente positive. Se pensassimo che abbia potuto invertire il trend negativo delle vendite che da anni nel settore del dettaglio alimentare o non alimentare continua a scendere, saremmo degli illusi, però ha sicuramente portato degli effetti positivi. Li ha portati in primo luogo perché secondo le nostre indagini, che però noi affidiamo a istituti di ricerca esterni, questa è un'indagine dell'ISPO di Mannheimer, più del 2/3 dei consumatori italiani hanno gradito le aperture domenicali e hanno dichiarato di andare la domenica a comprare con maggior tranquillità non soltanto il prodotto alimentare, ma principalmente il prodotto non alimentare, cioè il prodotto che ha bisogno di più tempo per la scelta,
che costa evidentemente un prezzo unitario superiore e che ha bisogno anche della famiglia per fare un certo tipo di scelte. Ma è stato anche indirettamente gradito, e questo permettetemi di dirlo non con presunzione ma perché ho i dati, dai nostri dipendenti, nel senso che intanto solo Federdistribuzione ha erogato nell'arco di un anno 244 milioni in più per quel che riguarda il lavoro straordinario fatto nel periodo delle festività, e quindi sono dei soldi che comunque sono serviti a rimpinguare modestamente, ma comunque rimpinguare i redditi dei nostri dipendenti. Abbiamo assunto 2.500 persone, la maggior parte di queste a lavoro a tempo determinato, però abbiamo assunto 2.500 giovani che hanno potuto sbarcare il lunario e permettersi di pagare l'affitto della casa lavorando, studiando all'università e così via. E terza cosa, abbiamo evitato un grande rischio, il rischio della disoccupazione, nel senso che con il calo dei ricavi che ci sono in questo momento, francamente, il rischio della disoccupazione esiste nel nostro settore e in prospettiva nel 2013 è ancora aumentato rispetto al 2012, sostanzialmente mettendo dentro un po' più di ore lavorate, cercando di arrampicarci, siamo riusciti a frenare il rischio dell'occupazione. E poi è stato anche gradito dai nostri distributori, perché i nostri distributori non è che aprono perché sono folli, eccetera, eccetera, aprono sulla base di un ragionamento economico. Il 95% delle aziende di Federdistribuzione hanno gradito e quindi hanno utilizzato le aperture domenicali. Nel settore alimentare sono state utilizzate con maggiore attenzione, moltissimi, intanto circa un terzo dei negozi della distribuzione moderna alimentare di Federdistribuzione è aperto la domenica, i supermercati normalmente nella fascia oraria mattutina per permettere alla massaia di andare a fare la spesa che non era riuscita a fare lavorando, massaia lavoratrice, nei giorni precedenti della settimana, e invece i negozi della distribuzione non alimentare o i centri commerciali hanno aperto in maniera maggiore tutta la giornata. C'è stato si è registrato per i negozi, i supermercati e i ipermercati che avevano aperto rispetto a quelli che non avevano aperti, un miglior indice delle vendite dello 0,8%, niente di eccezionale, ma comunque un miglior indice delle vendite, e nel settore non alimentare alcuni marchi hanno attribuito alla domenica un incremento del 2% su un incremento che comunque hanno avuto, perché nel settore non alimentare alcuni marchi, la moda internazionale eccetera eccetera, gestita bene e attraente e continua a crescere. Allora, tutto questo sostanzialmente mi permette di dire due cose. Questo è stato fatto sulla base, io vi evito di leggere tutti gli appunti che mi sono portato, non per questa riunione, ma per gli incontri che io faccio quando mi ricevono deputati, senatori, eccetera, eccetera, per parlare del tema delle liberalizzazioni. È stato fatto in base a una decisione presa dal governo italiano, delle leggi Salva Italia, Cresci Italia, prese dal governo italiano, da un antitrust, io spero che arrivi il presidente Pruzzella, che ha scritto sempre e soltanto a favore di una liberalizzazione e di un'apertura dei mercati, in questo caso parliamo del mercato del commercio, alla concorrenza, e da una Corte Costituzionale che ha rigettato, definendoli inaccettabili, le opposizioni dei 10 o 12 delle regioni più importanti, che immediatamente evidentemente si sono sentite togliere quello che era il potere che avevano, che gli permetteva di legiferare a macchia di leopardo in ognuna regione in maniera diversa rispetto all'altra, e evidentemente hanno reagito. La Corte Costituzionale ha detto: no, cara regione, tu devi seguire la legge dello Stato e quindi devi adeguarti. E qui sono venuti fuori i discorsi tra la teoria e la pratica. La teoria è, per ora, poi faccio l'ultima osservazione, è giusta, secondo me. Dice una serie di cose, ci sono delle leggi e cerchiamo di seguirle. Però abbiamo l'esempio che noi italiani non sempre siamo molto capaci. Fatta la legge, ha trovato l'inganno, no? Abbiamo rivoluto Napolitano, l'abbiamo applaudito, due mesi dopo qualcuno di noi, una buona parte di loro, non lo so di chi, lo voleva mandare a casa, non lo facevamo ancora, perché però noi resistiamo, siamo una maggioranza silenziosa e resistiamo.
Allora, voglio dire, però è passato un anno e qualche cosa. Nel frattempo, scusatemi se mi arrogo questo fatto, però abbiamo fatto una ricerca ISPO anche sui distributori dettaglianti, e quindi una ricerca che è a disposizione di tutti, fatta ovviamente solo sul dettaglio, non sulla distribuzione moderna organizzata. Anche il dettaglio è cominciato a dire: beh, a noi la domenica interessa aprire, non il 100%, il 45% del dettaglio. In questo 45% l'80% erano i giovani, perché evidentemente i giovani hanno uno spirito di iniziativa migliore di quello dei vecchi. E io questo lo dico anche nei confronti di quelle confederazioni che sono state larvatamente nominate nell'accenno del professor Ghidini, che si scagliano contro qualche cosa che per me non è corretta. La grande distribuzione si è approfittata di questo processo di liberalizzazione a discapito del dettaglio. Io dico no, il dettaglio è sicuramente in una situazione di crisi, come lo è la grande distribuzione. Ma il dettaglio è in crisi per la crescita dei costi degli affitti, per la crescita dei costi dei servizi, per la crescita dei costi dell'utenza, per la crescita del costo del lavoro. Allora aiutiamolo questo dettaglio. In primo luogo le confederazioni, che secondo me sono piene di soldi, cerchino di cominciare ad aiutarlo. Poi gli insegnino anche come innovare, perché il dettaglio innovato frega qualsiasi negozio della grande distribuzione, su questo è dimostrato, perché la qualità del servizio è ineccepibile rispetto a quella che possiamo fare noi, e cerchiamo di fare in modo di trovare tra le confederazioni, questo lo dice anche l'antitrust, e le regioni e i comuni, la creazione di momenti, di ambiti in cui possano convivere grande distribuzione e dettaglio in modo attrattivo per il cliente. Allora, cosa succede? È passato un anno abbondante dalla partenza della legge Salva Italia, i dettaglianti hanno cominciato ad abituarsi a questa novità, i distributori hanno tarato le loro offerte, perché evidentemente ci vuole un po' di tempo per tararle, e in questi giorni il Parlamento si sta evidentemente ridiscutendo l'articolo 31 primo comma e l'articolo 31 secondo comma. E francamente, io lo dico nel rispetto assoluto democraticamente, ci sono delle forze politiche che vorrebbero sostanzialmente cancellare il primo e secondo comma dell'articolo 32 dell'articolo 31 per tornare sostanzialmente alla vendita del formaggio sotto l'albero con la pecora che lo produce, cose del genere, cose che sono probabilmente dal punto di vista così umano un piacevole sogno, ma che non sono in linea con la realtà dei nostri fatti. Allora francamente io auspico che ci sia da parte di una maggioranza, che deve essere una maggioranza di grandi intese, e ci sia la decisione e la presa di responsabilità forte per cercare di mantenere queste decisioni che sono state prese nel mondo della liberalizzazione del commercio, perché queste decisioni, se si riesce a portarle avanti, porteranno a un miglioramento del mercato, evidentemente avendo come obiettivo sempre la miglior soddisfazione del consumatore.